Una settimana da campioni nerazzurri. 73 bambini e ragazzi stanno vivendo delle giornate indimenticabili a Fano insieme ai preparatori del settore giovanile dell'Inter. Ed è stato scelto proprio il campo del quartiere di Sant'Urso per l'Inter Summer Camp, l'iniziativa che ogni anno viene dedicata alle giovani promesse del pallone, che siano principianti o agonisti. Durante i campus ricevono insegnamenti tecnici di altissima qualità. In questo modo potranno migliorare in poco tempo capacità fisiche e tecniche, con l'opportunità di cogliere occasioni irripetibili per stringere nuovi legami tra giovani tifosi. Finalmente, direi, perché dopo un anno e mezzo di stop, rivedere i bambini in campo e giocare e divertirsi non può che essere un piacere. La finalità del camp è innanzitutto fare in modo che i bambini abbiano la possibilità alla fine di questa settimana di aver coltivato anche amicizie nuove rispetto a quelle che solitamente hanno. Il divertimento ovviamente è la base e poi, siccome è un camp di calcio, il portare la metodologia Inter, che è di supporto a quella che durante l'anno poi ricevono dai loro istruttori, possa dare delle nozioni in più per finire la settimana un pelo più bravi di quando l'hanno cominciata. Lo staff, come spiega l'istruttore Inter dell'Under 11, è composto da 3 allenatori. Oltre a Fabio Sacco, sono presenti Davide Chiodo e Salvatore Beniamino, che lavorano per il progetto a livello mondiale denominato Inter Academy. In supporto, sul campo, anche gli istruttori del Sant'Urso. Facciamo 2 allenamenti, uno la mattina e uno pomeriggio. Abbiamo la possibilità, grazie al Sant'Orso e al parroco dell'oratorio, di essere ospitati da loro sia per il pranzo che soprattutto poi per i momenti tra la fine dell'allenamento mattutino e l'inizio di quello pomeridiano, dove i bambini possono sfruttare l'oratorio per giocare, fare anche molte altre attività divertenti e coinvolgenti che servono appunto per unirsi ancora di più e conoscersi meglio, ma soprattutto poi divertirsi sia in campo che fuori. Il progetto è dedicato ai giovani dai 6 ai 14 anni compiuti. La metà sono del posto, mentre gli altri arrivano da fuori provincia e regione. Infatti, precisa Stefano Carassai, questa è l'unica sede della parte adriatica. Qual è lo spirito di questi giovani? C'è voglia di divertirsi e di imparare? Ma quello sicuramente. Innanzitutto c'è tanta voglia d'attività, che è la cosa fondamentale dopo tanto tempo in DAD o richiusi in casa davanti al computer. Quindi tutte le attività che vengono svolte all'aperto e su un campo d'erba come questo sono fondamentali per farli ripartire, e questo è l'obiettivo principale proprio degli Inter Summer Camp. Ma è un motivo di orgoglio per la società, per i bambini, ma anche per le famiglie. Verissimo, siamo veramente entusiasti di questo progetto, che è stato presentato qualche anno fa, quindi è stato accettato dalla società. Ho fatto, diciamo, anche io diversi viaggi a Milano presentando il progetto a società, che è stato accolto veramente molto bene. Quindi per noi è un onore ricevere l'Inter e chissà, magari un domani fare anche altre cose insieme.